Tra Hollywood e Cinecittà ora forse si mette in mezzo anche l'Alto Adige, scopriamo in che modo. Brad Pitt, George Clooney, chi più ne ha più ne metta, tra poco ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Se il set di Elisa di Rivombrosa ha contribuito alle fortune del Piemonte, ecco che ora l'Alto Adige punta ancora più in alto, a niente po' di meno che a Cinecittà. Eh sì, le montagne su tirolesi, ora già in formato spot sull'intero stivale, sono pronte a trasformarsi per l'occasione. Dopo Pasolini a Castelroncolo con il Decameron o Zurlini a Fortezza con il deserto dei Tartari, l'Alto Adige è pronto a diventare la nuova Cinecittà. Un'idea nata dall'Ufficio della Cultura Italiana che sembra possa diventare realtà. A disposizione già mezzo milione di euro. Basta avere una film commission, un organismo che ha il compito di attirare produttori che puntano al territorio altoatesino come set di produzioni e il gioco è fatto. Impossibile tirarsi indietro dopo aver sognato su queste immagini. Per l'Alto Adige poi tutto di guadagnato. Tra turismo e fama i conti sono presto fatti. In questa direzione stanno lavorando insieme la Business Location Südtirol, Alto Adige Marketing, la Film Association Alto Adige, la Scuola di Cinematografia Zelig e le tre ripartizioni cultura della provincia. Insomma, la questione si fa interessante, che presto non servirà volare a Cinecittà per fare i provini del Grande Fratello. Meglio non correre troppo con la fantasia, accontentiamoci di un Brad Pitt per le vie della città. What the hell is wrong with me?